Il rito della zeppola di San Giuseppe il 19 marzo risale almeno all'inizio dell'Ottocento, a Napoli, dove venne adottato l'antico dolce inventato dai romani, già perché la zeppola avrebbe una storia più antica e affonderebbe le sue radici nella festività pagana detta Liberalia, dove a marzo grano e vino dolce con miele e spezie venivano dispensati a Fiume in onore di Sileno, precettore di Bacco. Si friggevano pure nello strutto frittelle di frumento che molto assomigliavano agli attuali dolci legati a San Giuseppe, senza crema ovviamente e senza le amarene. Pare fossero però spolverate solo con cannella e addolcite con del miele. Ma c'è pure chi racconta un altro aneddoto. Sentiamo. Mi ricordo che i fidanzati portavano anche un anellino per, diciamo, per dare la parola alla ragazza, lo mettevano nella zeppola e andavano a casa dei genitori della ragazza per chiedere la mano, queste cose qua, si usava portare le zeppole. Mi ricordo questo particolare. Prima si facevano anche con la meringa, erano fatte con naspro, che adesso tipo cassatine, che adesso queste cose qua sono andate un po' perse. Oggi la zeppola come la preferiscono? I tuoi clienti come I preferiscono mangiare? clienti sono abituati, adesso facciamo con pistacchio e Nutella, panna e Nutella, al limone, zuppa inglese, variamo, perché diciamo prima si faceva solo crema pasticcera e crema chantilly. Invece adesso ci stanno varie varietà, preparando quelle là fritte, crema gialla, sarebbe crema pasticcera e crema chantilly. Poi io ci metto sempre il cuore in quello che faccio. Diciamo adesso siamo tutti pronti perché la gente sta venendo e sta comprando le mie delizie, anche se siamo dalle 3:30 stamattina, ieri sera abbiamo finito alle 11:30, però la soddisfazione è vedere in negozio che la gente viene, compra e rimane soddisfatta.